Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, io volevo fare un pochino di volevo dirvi una cosa, no? Perché adesso sta succedendo una cosa un pochino grave, secondo me, sotto tutti i punti di vista in Italia. Sapete che comunque negli ultimi giorni l'Inter è stata più volte diciamo al centro delle notizie, no? Perché l'Inter è indagata attualmente, cioè sono stati aperti dei fascicoli sull'Inter, che è la parte iniziale di quello che poi è un'azione da questo punto di vista per andare a vedere se ci sono illegalità oppure no. E ci sono, diciamo, due problemi per l'Inter, più problemi in realtà. E c'è anche un'altra cosa che è uscita nelle ultime ore, che secondo me è scandalosa, perché è veramente scandalosa, e voglio assolutamente parlarne insieme a voi, perché è una cosa che mi lascia veramente molto perplesso. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, la solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, io vi ricordo che non vi arrivano praticamente mai i contenuti. Quindi mi raccomando, fate arrivare i contenuti e se vi va. Nel senso, se volete i contenuti basta attivarla e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Io vi ringrazio per tutto. Allora, primo problema dell'Inter, sapete bene, abbiamo già parlato, problema del fatto che con quella mancata restituzione del rimborso, Oaktree è entrata in società. Quindi, primo problema, quello, Oaktree deve prendersi i soldi in qualche modo. Quindi, primo problema, quello. Secondo problema, il fascicolo per quanto riguarda la situazione relativa, diciamo, a delle situazioni legate, insomma, alle plusvalenze, quindi a tutte quelle operazioni varie che negli scorsi anni sono state realizzate dalla dirigenza nerazzurra e che adesso comunque sono da controllare perché potrebbero essere state irregolari. Uso sempre il potrebbero, perché non puntiamo il dito, assolutamente, ci mancherebbe altro. E poi ovviamente ci sono gli altri problemi che vi ho raccontato in questi giorni. Negli ultimi giorni, sapendo che l'Inter dovrà anche collezionare delle cessioni quest'anno all'interno del mercato, perché comunque per esigenze economiche l'Inter, come la maggior parte delle squadre italiane, deve cedere dei giocatori, la stampa di parte sta letteralmente facendo una cosa vergognosa, sta pompando le valutazioni dei giocatori dell'Inter. Che è una cosa che secondo me è ridicola sotto tutti i punti di vista. Io ho sentito dire che Carboni vale 30 milioni. Raga, Carboni chi è? È un giocatore che è giovanissimo, se non sbaglio ha 19 anni, adesso non ricordo, 20 anni, quello che è argentino di nascita e se non sbaglio ha giocato al Monza. Ha fatto la riserva a Maldini, raga. A Maldini ha fatto la riserva fino a pochissimo tempo fa a Carboni. E quest'anno ha segnato quanti gol? Pochissimi. Ha fatto pochissimi assist, non ha fatto vedere niente. Poi non ti sto dicendo che il talento di Carboni non c'è. Carboni è un giocatore sicuramente che ha talento. Attenzione a quello che ti dico, sicuramente è bravo. Ma oggi non vale la cifra che dicono, perché c'è gente che dice 30-40 milioni. Sono cominciati ad uscire gli articoli che pompano, che vanno ad esaltare questo ragazzo. Perché l'Inter deve vendere questo ragazzo poi per andare ad avere un equilibrio economico, no? Quindi l'Inter deve vendere Carboni. E vendendo Carboni loro riescono quantomeno ad iniziare ad avere una forma, no? Ok, allora che fa la stampa di parte? La solita stampa di parte, no? Quella pro-Inter totalmente. Cosa sta facendo? Sta facendo articoli a ripetizione su Carboni, facendo intendere che questo ragazzo è un fenomeno. Quando in realtà noi non sappiamo ancora se sia un fenomeno, perché questo è un ragazzo che è giovanissimo, è ancora da vedere, è ancora da visionare, eccetera, eccetera. Allora mi domando, perché la valutazione di Carboni dovrebbe essere di 30 milioni di euro e quella di un Sulé non può essere di 40? Perché ho sentito che la gente si è lamentata su Sulé. La gente, la stampa si sta lamentando che Sulé viene valutato dalla Juve troppo, che Sulé ha avuto una stagione buona, ma 40 milioni, che è la richiesta della Juve per cederlo, sono troppi. Allora, Sulé ha fatto una grandissima stagione a Frosinone. Sulé quest'anno ha fatto al Frosinone una stagione clamorosa sotto tutti i punti di vista. Io non so se l'avete seguito, ma se l'avete seguito avete visto che stagione ha fatto Sulé al Frosinone. È stato straordinario. Ha fatto un'ottima stagione. È riuscito a fare tantissimo al Frosinone.
Non mi sembra che Carboni abbia fatto la stessa identica stagione di Soule a Monza. Non mi sembra che l'abbia fatta. Se non sbaglio, stava al Monza. Correggetemi, ragazzi, se sbaglio, se dimentico qualcosa. Ma se non sbaglio, Carboni stava al Monza quest'anno. Giusto? Giocava in prestito al Monza. Non mi sembra che abbia fatto una stagione clamorosa come quella di Soule. Cioè, non mi sembra che Carboni sia stato esatto. Non mi sembra che abbia fatto tutto sto granché al Monza. Non mi sembra. Soule a Frosinone l'ha fatta. Soule ha fatto una grandissima stagione. Quindi, per la stampa italiana di parte, praticamente, Carboni vale 30 milioni di euro e quindi va ceduto a 30 milioni perché l'Inter lo deve cedere a 30 milioni di euro. Mentre Soule non può essere ceduto a 40, perché Soule ceduto a 40 è troppo, capite qual è il discorso? Cioè, Soule a 40 è troppo, ragazzi. Si sta parlando di troppi soldi. Cioè, di un giocatore che ti fa praticamente la stagione che ha fatto Soule in Serie A e te l'ha fatta benissimo, perché a me sembra che te l'abbia fatta benissimo, non può essere valutato 40 milioni. Però voi potete valutare Carboni, che ha fatto una stagione ridicola, a 30. Cioè, capite la stampa pro-Inter qual è? Ecco la stampa pro-Inter. Lo vedi? La stampa che spinge, perché spinge per far cedere determinati giocatori all'Inter a prezzi abominevoli, prezzi alti, per evitare che l'Inter ceda i big, perché giustamente l'Inter qui o cede i giocatori che ha o cede i big, no? Quindi, onde evitare che l'Inter ceda i big, che sono i classici nomi che voi conoscete, cosa si fa? Si cedono i giocatori che vengono ritenuti più cedibili. Se Carboni è tutto sto gran fenomeno, perché c'è questo discorso in alto? Cioè, Carboni è un fenomeno. Tutti dicono che Carboni è un fenomeno. Tutti. Tutti, ragà, la stampa italiana serva dell'Inter. Serva. Serva, ragazzi, per come la vedo io, opinione mia, niente di offensivo, opinione mia. Per me, stampa italiana, totalmente pro-Inter. Ma totalmente. Cioè, qui ci sono giocatori che hanno fatto una stagione uguale a quella di Carboni, vengono valutati 2 milioni, questo 30. Perché? Ma perché lui è giovane, è forte, forse un giorno diventerà bravo. Ok. Allora andiamo a prendere un ragazzino qualsiasi che potrebbe diventare bravo, lo facciamo, lo vendiamo a 40. Quello è il discorso. Questo è sempre il solito discorso, la stampa pro Inter. In continuazione, ma niente contro Carboni, non c'ho niente contro il ragazzo. Perché molte persone che mi sentono, mi ascoltano, probabilmente diranno: Metti, ma che t'ha fatto Carboni? Allora, io con Carboni. Guarda, veramente, non ce l'ho con i ragazzi. Io non mi scaglio mai contro i giocatori, a meno che non abbiano fatto qualcosa. Non ce l'ho con lui. Lui è anche bravo. Io ti dico la verità, lui c'ha anche talento, ma non può valere 30 oggi. Raga, oggi non può valere 30. Poi l'indomani, se dimostrerà di avere una tecnica, un rendimento maggiore, allora io ti dirò, cavolo, sto ragazzo è bravissimo. Vale tanto, vale tanti soldi. Ma attualmente, come fai a vendere Carboni a quella cifra? Cioè, ma in che universo uno come Carboni può valere quella cifra? Scusate. E poi ti va a lamentare degli altri. Cioè, voi mi andate a lamentare degli altri. Voi vi state a fare una propaganda. Questa è propaganda. Questa è proprio una serie di azioni volte a far crescere il valore di sto tizio. Cioè, della serie, ma questo è forte, lui è un grande talento. Tutti, questo ha fatto una stagione orribile. Ha fatto una stagione orribile Carboni, non ha fatto una gran stagione, perché bisogna dire che ha fatto una gran stagione? Io non ricordo che Carboni abbia fatto una gran stagione. Poi me lo fate sapere dove sta sta grande stagione, perché io non me la ricordo per niente. Sarò io che sarò strano, soffrirò de amnesia, ma io non ricordo, non lo so. Soffrirò nella vita di dimenticanze, forse. A tema calcistico, io non ricordo che Carboni abbia fatto una grande stagione e non capisco come un ragazzo di questo tipo, cioè con questo talento, con questo modo di fare in campo, possa valere 30 milioni di euro. Questa è stampa Inter, lo vedi? Stampa pro Inter, grossa come una casa. Questo è uno scandalo, grossa come una casa. Questo è uno scandalo enorme, ragazzi. È uno scandalo enorme. Allora poi uno dice no, non c'è la stampa, ecco la stampa pro Inter, è questa la stampa pro Inter, lo vedete? Quella che prende i giocatori normali e li fa valere 30 milioni. Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi? Allora qualsiasi persona che ha avuto rendimento, allora chiunque può chiedere soldi per i talenti, allora.
30 milioni di euro per uno che ha fatto Carbone. Ma di che si sta a parlare, ragazzi? Ma cosa stai dicendo? Ma come fa a valere 30 milioni sto tizio? Ma sto 30 milioni ci va, ma non ci vale neanche tra 2 vite se continua così. Se si aggiusta di bene, ma non ce la fa. Cioè, nella vita di un giocatore esistono gli anni, no? A 18, a 25, a 40. Attualmente lui più di una decina di milioni non vale. Cioè, non vale tutti questi soldi. Quindi se l'Inter lo vuole vendere, lo vendesse a delle cifre che siano oneste. Delle cifre che siano in linea con quello che è il valore reale di sto giocatore. Perché attualmente non gli vale 30 milioni. Ma non li vale proprio mai. Capite qual è il discorso? Non li può valere. Quindi io credo di essere stato abbastanza chiaro su questa cosa. Voglio conoscere un pochino la vostra opinione personale su questo discorso. Io veramente voglio sapere cosa ne pensate voi, ragazzi. Quindi voglio conoscere cosa dite. Fatemi sapere un pochino di